Ritornano le giornate FAI di primavera, 24 e 25 marzo. Allora, delegato del FAI Foggia, un'iniziativa che si ripete nel tempo, ormai consolidata, lo spirito. Lo spirito è di far conoscere il patrimonio storico-artistico del nostro paese. Saranno aperti in tutta Italia 1000 luoghi, alcuni inaccessibili, salvo in queste giornate eccezionali, ma è anche l'occasione questa per far conoscere il FAI, l'iniziativa del FAI, l'impegno del FAI che organizza in Italia oltre 170.000 iscritti, e gestisce 35 beni che sono permanentemente aperti al pubblico e svolge una iniziativa importante di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico e anche ambientale. Invece con la dottoressa Fazzì approfittiamo per sapere come saranno queste due giornate, quali saranno i luoghi da visitare, i luoghi da sostenere. Allora, innanzitutto ci siamo posti il problema di far visitare luoghi che nelle ultime edizioni non erano stati coinvolti, quindi è ritornata Foggia, che nelle ultime edizioni era assente, con un itinerario dedicato a Concezio Petrucci, quindi l'epoca, diciamo, del razionalismo architettonico, però legato a questa figura di un grande architetto di quel periodo, che quindi comprenderà San Michele Arcangelo, il Consorzio di Bonifica e il Segezia, il centro di Segezia, la chiesa, quindi qualcosa di molto significativo. Poi ci sono tre centri della provincia, Manfredonia con tre chiese e con il Museo Diocesano, che è una vera chicca, importantissimo perché racconta un po' la storia della diocesi, addirittura dei tempi dell'antica Siponto. E poi abbiamo Serra Capriola con la chicca del castello, che gentilmente verrà aperto al pubblico proprio per questa occasione, ed altri interessanti siti, e Rocchetta Sant'Antonio, anche qui col castello e tre chiese. È un centro, è una chiesa, una cappella rurale che penso sia molto interessante anche per, da un punto di vista etno-antropologico, perché è molto legata proprio alla vita stessa del paese di Rocchetta. Professore, ultima battuta, FAI continua ovviamente oltre alle giornate dedicate alla primavera, quali saranno poi le prossime iniziative in cantiere? Beh, la prossima iniziativa a seguire, che comincerà a maggio, è la grande campagna dei luoghi del cuore, in cui segnaleremo uno o più beni nella nostra provincia meritevoli di tutela. Ricordo che negli anni passati Foggia è riuscita a piazzare ben 4 beni che hanno beneficiato i finanziamenti nazionali, da ultimo l'anfiteatro di Lucera, ma ancora prima la chiesa di San Nicola di San Paolo di Civitate e così via. E poi ci saranno le iniziative autunnali, ma ricordo ancora che il tema delle iniziative FAI di quest'anno è il tema dell'acqua. Noi svolgeremo una serie di iniziative, anche alcune formative e informative, sul problema del risparmio della risorsa idrica e del suo più efficace e efficiente utilizzo, il problema dell'uso dei reflui, il problema della depurazione, che è un altro argomento importantissimo.